Sono ben collegato con la maggior parte delle aziende di negoziazione del debito in sofferenza delle banche d'affari. Uno dei miei migliori amici che gestisce l'attività globale della Morgan Stanley. Sono molto legato a Stifel, è un broker indipendente che lavora su Europa e Stati Uniti, con prestiti in sofferenza e obbligazioni. Cosa ne pensi? Come andrà a finire questa cosa? Difficile da dire. Penso che sarà un debito di. Quindi, in pratica, il mio piano è di usare i miei diritti di voto, determinati per ridurre al minimo il recupero di altri creditori e chiudere l'accordo con il capitale per avere la comproprietà delle azioni con lui. La ristrutturazione, questa è la situazione migliore perché controllate il voto e poi mettete solo 40 milioni di euro di capitale sociale. Questo è fondamentale per il tribunale, perché mentre comprate le obbligazioni non penseranno che siete. È come se voi avete le obbligazioni, io ho le obbligazioni o un altro fondo ha le obbligazioni. Non sono soldi per la società che vengono dal punto di vista del tribunale. Quindi per creare la simmetria, per ridurre al massimo il recupero dei creditori, in modo che il nostro investimento azionario valga molto di più nel perimetro rimanente. Dobbiamo inserire un po' di capitale fresco nel piano. No, il modo in cui funzionerebbe sarebbe il seguente. Il mio trader, amico fidato, è alla Morgan Stanley. Conosco il responsabile mondiale del business, è italiano, è un fratello. Abbiamo comprato questi 80 milioni insieme, quindi il modo in cui agirei è, in primo luogo, dovrei concludere l'accordo con i fondi speculativi, per cui non ho bisogno della Morgan Stanley. Quindi una volta che avrò concluso l'accordo per i fondi speculativi dirò, tecnicamente riceverete l'offerta dalla Morgan Stanley. Quindi ho bisogno di portare i soldi alla Morgan Stanley, chiaramente non possono arrivare tramite voi. Io mi servo di un broker, quindi di solito parliamo dei miei soldi, di come mi muovo. Ho un mio accordo di brokeraggio, ho un operatore broker a Londra che ha una linea commerciale di trading con il mio fiduciario. La mia banca è così, dalla mia banca a. I soldi vanno al mio broker che è solo un agente, quindi lui nel frattempo non è proprietario dei soldi, ma lui dà. Perché ha una linea commerciale con la Morgan Stanley, passa l'offerta alla Morgan Stanley. Morgan Stanley passa l'offerta ai fondi speculativi e quindi questa è la catena. Ora, perché io possa dare a broker l'ordine che poi lui passa alla Morgan Stanley, ho bisogno di avere un fondo escrow con. Io utilizzo un fiduciario a cui mi affido da molti anni, che ha tutti i miei soldi, quindi non dovremo mettere i soldi. Il fiduciario ha sede nell'isola di Man, quindi giurisdizione del Regno Unito. Ma molto flessibile, molto privato, il che mi piace. E sono sicuro che piacerà anche a voi. Quindi i soldi vanno, l'accordo escrow dirà: sto trasferendo questa somma di denaro in questo conto escrow, conto cliente di questa famosa società fiduciaria, che verrà utilizzato sotto la direzione dell'amministrazione del portafoglio, che sarei io, ha solo scopo di acquistare. Allora il fiduciario ha i soldi sul conto del cliente. Quindi una volta che gli ho indicato la direzione, fa un'offerta al broker su queste obbligazioni a questo prezzo. Il broker farà l'offerta alla Morgan Stanley e la Morgan Stanley acquisterà le obbligazioni dai fondi speculativi. I numeri sono quelli che vi ho dato. Ora dovete capire la riservatezza riguardo alla Morgan Stanley, e cioè in primo luogo solo un market maker. Non possono far vedere al cliente dei fondi speculativi, che sono schierati dalla parte di qualcuno. Quindi non possono stipulare formalmente accordi con me o con nessun altro perché sono operatori market making. Il tipo che gestisce Morgan Stanley Global, Massimo Piazzi, è il mio intimo amico, è il capo del debito in sofferenza della Morgan Stanley. Voterà come io gli dirò di votare. Ha interessi che vanno oltre la Morgan Stanley. Quindi questa è la mia garanzia che voterà come dico io. Ma non può, in qualità di market maker, stipulare accordi. Altrimenti non possono operare liberamente. Quindi ecco perché questo tema è così delicato.
Sono contenti di mettere più soldi nell'operazione. In modo così efficace ho già un accordo con loro che se voi non volete investire soldi, io metterò un po' più di soldi, loro metteranno un po' più di soldi e proveremo a acquistare le obbligazioni, di cui stiamo già iniziando a parlare con i fondi speculativi, perché questo deve succedere ad agosto. E per rappresentare circa 80 milioni davanti al Tribunale di Milano e quindi avere sotto controllo il 26% delle obbligazioni, ho fatto mandare una mail dalla Morgan Stanley a un notaio di Londra, in cui dicono che io effettivamente gestisco l'incarico. Ed è per questo che ho questa dichiarazione notariale pubblica da Savills di Londra, che dice: Antonello Di Meo controlla il 26% delle obbligazioni. Quindi il notaio ha scritto questa dichiarazione giurata sulla base di una mail che la Morgan Stanley ha inviato per dichiarare che ho la gestione del loro incarico. Lascia che ti faccia io una domanda. Chi può garantirmi che queste informazioni non trapeleranno e che non ne pagherò le conseguenze? Perché io corro due rischi. Primo è, ripeto, che voi andate a parlare con questo tizio e quindi mi disintermediate ed è un problema commerciale. E poi c'è un problema legale, che se queste informazioni vengono poi messe su email o su carta, sarà molto facile dimostrare che queste notizie ve le ho date io. Penso che sia più facile se lo facciamo in due fasi. La prima è la riunione con il consiglio con me, poi... Perché, ripeto, dovete capire la riservatezza della Morgan Stanley, perché è un nome pubblico, perché devono essere in grado di negoziare. Quindi se chiedo a un trader della Morgan Stanley di partecipare a una riunione con persone che non conosce e di cui non può fidarsi, di partecipare a una conversazione in cui divulgo quelle che possono essere considerate informazioni concrete, non pubbliche e che potrebbero influire sui prezzi, potrebbe innervosirsi un po'. Quindi fatemi scambiare due parole con il trader che è responsabile ultimo della situazione e riferisce al mio amico Massimo Piazzi, che è Global Head. Hai detto, se vogliono fare l'ultimo chilometro con il trader di Morgan Stanley, non so che tipo di valore aggiunto posso apportare alla chiamata, oltre a dire: io mi chiamo così e così, sostengo Antonello Di Meo con i nostri consigli di amministrazione nella trattativa per la società, ma posso solo dirvelo a microfoni spenti perché in via ufficiale non posso dichiarare queste cose. Fai una promessa di pagamenti futuri e devi solo mettere 20-30 milioni di capitale per giustificare il fatto che stai rilevando l'attività. Quindi questo è il meccanismo generale. Ora, come parte del piano, come abbiamo detto molte volte in passato, il piano dirà: i creditori recupereranno 20 centesimi nei prossimi 5 anni. Io ho una società di investimenti, gestisco del denaro di Family Office. Ho lavorato per 20 anni a Londra per JP Morgan, TPG Capital, Barclays e Sound Point Capital. Per alcuni anni ho lavorato alla Barclays con Inland Racing. Quindi ci conosciamo benissimo ed è un rapporto molto affidabile. Come ho detto a David e a Ruslan, anche Hillen lavora alla Morgan Stanley con uno dei miei migliori amici, Massimo Piazzi, che è un cittadino italiano come me che gestisce a livello globale l'attività in sofferenza di Morgan Stanley. Quindi c'è sostanzialmente un consorzio tra la mia società di investimenti e la Morgan Stanley, che ha acquisito una parte significativa delle obbligazioni di Moby Chin. Hillel Dresden, Morgan Stanley. Io gestisco le attività in sofferenza per la Morgan Stanley in Europa. In precedenza ho lavorato per quella che ora è Sixth Street Partners, che prima era l'attività di credito privato di TPG. E ho gestito anche le attività in sofferenza di Barclays in Europa. Antonello ha effettivamente lavorato nel mio team alla Barclays dal 2012 fino a quando me ne sono andato nel 2016. Entrambi abbiamo lasciato la Barclays all'incirca nello stesso momento. Come ha accennato, sapete, mi è stato vicino e mio amico personale fin dall'inizio.
e ovviamente abbiamo fatto molte cose insieme nel corso degli anni. Il mio partner alla Morgan Stanley, come ha accennato Antonello, Massimo Piazzi, anche lui è un amico molto intimo di Antonello. E noi tre abbiamo fatto molto insieme, sapete, negli ultimi 8-9 anni in Europa. Siamo stati coinvolti in questa situazione come abrogazionista passivo, ma abbiamo sostenuto Antonello sin da prima del corona, probabilmente dal 2019, forse anche dal 2018. E rimaniamo, sapete, fedeli a quel processo. Sapete, siamo in questa situazione, siamo un partner di capitale dietro l'orchestrazione dell'operazione di Antonello.